E continuiamo a stare insieme in questa seconda parte del nostro appuntamento. Ancora una volta vi ricordo la nostra mail, continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Scopriamo subito chi è l'ospite che andrà ad animare questa seconda parte, come ho detto, e ritrovo con grande piacere ancora una volta il professor Giuseppe Perone. Giuseppe, ben ritrovato e grazie per essere ancora una volta mio ospite ad Angoli. Grazie a te per l'invito, è sempre un piacere, lo sai. Lo ricordo per i pochissimi che non lo sanno, primario di oculistica presso la clinica Villa Prica, vedo con te un'altra persona, ce la presenti tu perché con la mascherina magari poi è difficile intuire chi sia, quindi chi è con te? Allora, con me c'è il dottor Recupero, che è uno dei miei collaboratori, che è un esperto di chirurgia refrattiva. E a lui questa sera diamo il compito di illustrare ai nostri telespettatori che cos'è la tecnica, che è la tectomia fotorefrattiva, meglio definita PRK. Bene Giuseppe, tecnica. Allora io parto direttamente da lui, le domande che farei a te le faccio a lui, vediamo? Benissimo. Bene, allora innanzitutto dottor Recupero, grazie per essere questa sera collegato con me qui ad Angoli. Allora io le passo direttamente, o meglio il professor Perone le passa direttamente la palla e quindi ci parli dell'argomento di questa sera. Innanzitutto buonasera Dolores e buonasera ai telespettatori. Come detto prima, la PRK è una tecnica che sfrutta la luce per andare a modificare la cornea. La cornea è un tessuto molto particolare per noi oculisti, proprio perché è grazie a questa, modificandola, che noi riusciamo ad ottenere diversi risultati. In particolare per i pazienti che portano gli occhiali, quali miopi, ipermetropi o anche astigmatici o con difetti misti, noi andiamo a valutare benissimo le loro strutture oculari, quindi con la topografia andiamo a valutare la curvatura corneale, la pachimetria va a studiare lo spessore corneale, che è molto importante, perché con questa tecnica si utilizza un laser che va a vaporizzare il tessuto, quindi più tessuto ci rimane, meglio è per la struttura corneale in sé. Agisce attraverso una particolare forma di gas raro, l'argon, che va, grazie a una eccitazione di questa molecola, generare un fascio luminoso, una radiazione, che direttamente poi a contatto sulla cornea, attraverso degli specchi, dei prismi, va a vaporizzare il tessuto e quindi ci modifica il profilo corneale come noi abbiamo impostato in precedenza. Ecco, dottor Recupero, la domanda è, nel momento in cui lei si trova davanti ad un intervento di questo genere, quali sono le considerazioni principali che devono essere fatte per comunque eseguire un tipo di intervento perfetto, come immagino che il professor Perone si aspetti da lei e da tutti coloro che lavorano in questa bellissima squadra, che io poi chiamo famiglia perché Giuseppe so che vuole che la si chiami così. Quindi quali sono gli aspetti principali, al di là ovviamente della sua squisita formazione scientifica, che non devono mai essere trascurati? Allora, innanzitutto il difetto refrattivo deve essere stabile, significa che non deve essere peggiorato negli ultimi anni, nell'ultimo anno in particolare. Per quanto riguarda la PRK, le miopie da trattare sono quelle basse, diciamo basse, perché per valori un po' più alti si ha comunque un rischio di regressione. Quindi questo in particolare. Poi dopo vi è comunque lo spessore corneale, che è molto importante da valutare, perché se si ha uno spessore ridotto, questo tipo di tecnica non va più utilizzato e ce ne sono tante altre. Quindi questo in primis sicuramente. Certo. Qual è invece l'approccio con il paziente? Quindi magari dalla diagnosi poi a quella che è come dire, la costruzione anche di un rapporto non solo di fiducia, ma credo emotivamente comunque di comfort, perché il vostro paziente si affidi a voi con massima serenità. Beh, in primis il paziente deve essere positivo in questo senso, proprio perché il percorso psicologico che lui deve fare ci aiuta, non di molto, perché se lui è già convinto a seguire questa tecnica, a noi ci fa buona parte del lavoro, poi spetta a noi nei vari aspetti tecnici.
La seconda domanda, non ricordo, scusami. Non c'era una seconda domanda, era questa, era capire quale fosse appunto l'approccio per creare comunque una situazione di comfort. Ma la seconda domanda, la domanda successiva arriva immediatamente, perché ovviamente dopo l'intervento credo che ci sia un post-operatorio o comunque un susseguirsi di momenti anche di incontro con il paziente, che per una parte verranno svolti sotto il profilo terapeutico e scientifico e quant'altro, ma sull'altro fronte credo che continuerà a fortificarsi un rapporto, come dicevamo, di comfort e di empatia. Quindi come continua poi il rapporto una volta ricevuto l'intervento? Allora, una volta ricevuto l'intervento il rapporto continua in questo senso. Noi dobbiamo controllare il paziente entro pochi giorni, perché apponiamo alla fine dello stesso intervento una lente a contatto che serve come protezione del tessuto trattato. Quindi comunque lo dobbiamo rivedere per poter asportare questo materiale. Ci si dovrà rivedere in diversi appuntamenti per seguire meglio la risposta del tessuto corneale, e quindi comunque anche scambiare qualche chiacchiera di vita privata è molto importante col paziente, quindi le occasioni non mancano. Non mancano. Giuseppe, vengo da te a questo punto, perché sennò mi rimani tagliato fuori dalla serata e non va bene. Ora, io credo che il dottor Recupero ci abbia raccontato molto bene tutto quello che accade, ma nessuno meglio di te può, nel caso fosse necessario, magari integrare con qualche informazione in più. Che dici? Ma la tecnica PRK è una tecnica che trova le sue origini nel 1982. Quindi se dal 1982 una tecnica riscuote, continua a riscuotere successo, è perché è estremamente affidabile. La differenza la fa il chirurgo, che necessita di una preparazione accurata. La differenza la fa l'onestà intellettuale del chirurgo, che deve suggerire l'intervento solo nei casi in cui è opportuno. La differenza la fa la tecnologia, perché avere la tecnologia dell'ultimo momento è una garanzia per il paziente. Vi faccio un esempio rapidissimo. Il sistema di eye tracker introdotto tra gli anni 80 e gli anni 90, vale a dire il sistema di inseguimento dell'occhio, partiva con una frequenza, cioè una velocità di 15 Hz. Oggi questa macchina ha una frequenza di 500 Hz. Capisco che i concetti espressi così possono essere piuttosto complessi da comprendere, però è per dirvi che le macchine che usavamo all'inizio degli anni 90 correvano a 15 orari, oggi vanno a 500 orari. Quindi tecnologia, professionalità e una buona empatia col paziente è fondamentale. Non bisogna soffermarsi sull'aspetto tecnico, ma cercare di capire il paziente, conoscerlo, cercare di capire quanto lui è realmente motivato alla chirurgia. Io sostengo che il paziente debba essere lui a convincere noi a operarlo, perché quello è il paziente ideale. Quindi non deve essere indotto, anche in caso di effettiva necessità, il paziente a tutti i costi a ricevere l'intervento se per qualche ragione non è ben predisposto? Ho capito bene? Questa è una chirurgia non salvavita, per cui non bisogna mai indurre il paziente alla chirurgia se non è fortemente motivato. L'errore più grosso che si commette è quello di vedere arrivare un paziente con gli occhiali, prendergli gli occhiali e dirgli: ma li butta via questi occhiali, lei è fuori dal tempo. Questo è sbagliatissimo. Al paziente vanno date delle informazioni corrette su quella che è l'effettiva potenzialità di questa chirurgia. Poi è il paziente che fa la differenza. L'ultima domanda, perché davvero abbiamo gli ultimi due minuti prima di salutarci. Giuseppe, volevo ricogliere quella tua considerazione che hai fatto in quest'ultima parte del tuo intervento, dove dicevi che ovviamente nell'arco degli ultimi anni la tecnologia ha iniziato a correre molto di più. Quindi questo mi fa immaginare, poi non so se sia andata così, che all'inizio magari della tua carriera di medico chirurgo, della quale abbiamo parlato anche nel precedente appuntamento, magari le difficoltà, le modalità di lavoro siano state, non dico
più complicate, ma magari meno agevolate dalla tecnologia. Quindi credi, ritieni fortunatamente che i nuovi medici chirurghi, per esempio il dottor Recupero insieme a lui gli altri, abbiano un ulteriore aiuto, siano più facilitati? Positivamente, non è una polemica, cioè meglio che le cose vadano meglio. Ti rispondo con un esempio molto pratico. Quando negli anni 90 ho iniziato a praticare la LASIK, vale a dire la tecnica chirurgica per eccellenza per la chirurgia refrattiva, che consisteva nell'eseguire un taglio sulla cornea, quel taglio lo facevo con le mani e quindi con un margine di errore di una certa importanza. Oggi quel taglio viene fatto con un apparecchio che si chiama femtolaser, che esegue il taglio con la precisione di un micron e senza nessuna complicanza, sottolineo, senza nessuna complicanza. Mentre quando ho iniziato io c'erano i tagli incompleti, i tagli a metà, i free cap, i button all, erano tutte complicanze invalidanti. Quando noi partivamo per eseguire un taglio, le nostre coronarie andavano a 1000. Oggi è molto molto più semplice. Bene, questo naturalmente questo io ho voluto sottolinearlo a garanzia ulteriore del paziente, nella totale certezza che ovviamente tu e tutto il tuo team siate assolutamente eccellenti. Io vi devo purtroppo salutare, il nostro tempo corre, vola sempre troppo velocemente, quindi ovviamente ci ritroveremo in un'altra occasione. Quindi saluto e ringrazio il professor Giuseppe Perone e grazie di cuore davvero al dottor Mario Recupero per essere stato con noi questa sera. Grazie, alla prossima! Buonasera, ciao. Buonasera. Grazie anche a voi. C'è tra pochissimo l'informazione. Io tornerò come sempre domani.